Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Come state? Spero tutto bene. Io tutto bene oggi. E oggi sarà un video haul. Strano ma vero. Video haul. Come vi ho detto, sono stata da Tezenis. Perché se non mi seguite su Instagram, seguitemi. Mi trovate come orsottopot88. Io lì vi avevo già detto che sarei andata da Tezenis a comprare la collezione di Tom e Jerry. Perché da piccolina è il mio cartone animato preferito. Aspettate che spengo un attimino di più la luce. Ok. Vi ho detto che era il mio cartone animato preferito quando ero piccina e volevo assolutamente la collezione. E poi ho fatto un giro da Zuiki perché in realtà credevo di trovare la collezione di Creamy, che però non ho trovato. Fortunatamente è tornata disponibile poi sul sito e l'ho acquistata sul sito, ma deve ancora arrivare. Qui l'ho presa, ho fatto un ordine con mia sorella. E quella deve ancora arrivare, quindi non ve la mostro ancora, però il resto degli acquisti ve li mostro. Allora, io direi di partire subito con Tezenis. Allora, ci saranno delle cose doppie perché in realtà ho comprato delle cose anche a mia sorella che le devo ancora dare, però ci siamo comprate bene o male le stesse cose. Allora, questo e questo sono di mia sorella e va bene. Allora, la prima cosa che ho preso è una t-shirt grigia, che è questa qui. A maniche corte, lunghina direi, con la scritta Tom e Jerry, e poi abbiamo il disegno di Tom e Jerry, quindi c'è Tom con sulla sua testa Jerry, eccola qui, molto carina. Giro collo normale, questo è il cartellino che terrò. Pagata 9,99 euro, ho preso una M. Quindi questa qui è la prima. In realtà volevo anche un sacco, volevo comprarmi pigiama maniche corte, con i pantaloncini corti, solo che sono piena di pigiami estivi, sinceramente, quindi non era il caso di acquistarne un altro, anche perché quando vado da Primark solitamente mi riempio di pigiami estivi, perché vado sempre quasi sempre nel periodo estivo da Primark e poi con questa faccenda qua non ci siamo potuti più muovere, quindi alla fine quando ero in vacanza ho fatto una scappatina veloce in Toscana quest'anno, quest'estate e quindi i pigiami solitamente li acquisto lì, soltanto che ultimamente non ci stiamo più andando e soprattutto quando vado lì cerco di comprare sempre pigiami estivi, quindi alla fine pigiami estivi ne avevo un triliardo e mezzo e quindi non mi sembrava il caso di comprarne un altro. Quindi comunque pigiami a mezze maniche no, ne ho preso uno, ne volevo prendere una a maniche lunghe, soltanto che la fissa dei pigiami a maniche lunghe è che non hanno il polsino in fondo, quindi quando mi dà un fastidio tremendo quando non c'è l'elastico, perché di notte il pantalone si tira su dalla gamba e mi dà fastidio avere la gamba scoperta. Comunque, poi ho preso un pantalone lungo, io questo qua lo utilizzerò come pigiama appunto, magari con su, non lo so, una magliettina maniche lunghe, una magliettina maniche corte, non lo so, magari anche tinta unita. E ho preso questo pigiama qui con l'elastico in vita, tutto grigio, con sempre la stampa di Tom e Jerry e sul fondo abbiamo il polsino. Di questo ho preso una M perché mi vanno bene i pigiami di Tezenis, sono solitamente una M, quindi ho deciso di prendere la M per quello. E questo qua l'ho pagato 16,99 euro, è molto molto carino e soprattutto è morbidissimo. Sì, non lo utilizzerò per stare in casa, lo utilizzerò appunto come pigiama, suppongo, credo, non lo so. Credo di sì comunque, adesso poi tolgo tutte le etichette e metto tutto a lavare. Poi ho preso sempre di Tom e Jerry una felpa. Allora, ultimamente ve l'ho detto, ho anche la fissa delle felpe, mi piacciono tantissimo e ne sto comprando abbastanza. Tra l'altro, questa che ho indosso la voglio assolutamente modificare e magari vi farò un video a riguardo perché voglio modificare la parte di sopra di questa felpa. Quindi, perché no? Potrei pensare di farvi un video dove andiamo a modificare insieme questa felpa che ho già in mente come modificarla e quindi bisogna farla assolutamente. Allora, ho preso la felpa grigia con Jerry. Questa qui anche è lunghetta in realtà. Di questa ho preso una M, l'ho pagata 19,99 euro. Secondo me Tezenis ha leggermente alzato i prezzi. Perché magari prima una felpa la pagavamo 16,99 euro. Potrei sbagliarmi, ma credo anche di no.
secondo me ha alzato un filino i prezzi. Mi piaceva lo stesso, la felpa l'ho presa, quindi molto molto carina. Ho preso sia la felpa che il pantalone, l'ho preso anche a mia sorella, infatti sono qui, sono doppi, eccoli qua, questi glieli devo ancora dare, ancora non l'ho vista, o meglio l'ho vista ma mi sono dimenticata di darli. Comunque, questa qui è Jerry, mi piace tantissimo. E poi, non più della linea di Tom e Jerry, ma ho visto questo reggiseno molto molto carino e ho deciso di prenderlo, anche perché ho dei reggiseni da buttare, che sono alquanto rovinati. E alcune cose invece, non parlo dell'intimo perché anche no, però sto pensando, in realtà ho già scaricato l'applicazione, ho scaricato Vinted e vorrei svuotare un po' l'armadio magari di cose che non utilizzo, che non ho utilizzato tanto, eccetera, e fare appunto questo negozio online, tra virgolette, perché potrebbe essere una cosa interessante. Nel momento in cui lo andrò sicuramente ad aprire, anche perché l'applicazione l'ho già scaricata, ho inserito tutti i dati eccetera, nel momento in cui andrò ad utilizzare l'applicazione ve lo dirò, che se ci fossero delle cose che vi possono interessare eccetera, potete andare sull'applicazione di Vinted e andare a curiosare che cosa metto in vendita, insomma. Comunque ho preso questo reggiseno qui, fatto un po' stile sirena, con i colori intendo, è molto carino, con questo violetto, azzurrino e fucsia. Volevo quello super super imbottito, poi ho detto perché comprarne uno super super imbottito se le mie sono già così e sono pesanti, quindi quella fare lì, poi averle qua sinceramente anche no, quindi ho preso quello normale, ne ho preso uno normale senza imbottitura, o meglio è uno sottile strato di imbottitura, l'altro aveva proprio tutto il cuscinetto qua sotto in push up, per me no. Ho preso una terza B, pagata 14,99 euro, quindi fantastico, non vedo l'ora di utilizzarlo. C'era anche la mutandina, soltanto che non mi piaceva granché, quindi ho deciso di prendere solamente il pezzo di sopra, quindi questo è tutto quello che ho preso da Tezenis. Poi sono stata da Zuiki. Allora, ve l'ho detto, da Zuiki cercavo la collezione di crimi, ma poi ho comprato tutt'altro, complimenti. Allora, la prima cosa che ho preso è della collezione della carica dei 101. Allora, dovete sapere che io ho un problema con i cartoni animati della Disney, quelli che preferisco sono quelli a personaggi, quindi con le principesse eccetera, quelli con gli animali non che non mi piacciono, però mi piacciono un po' meno, cioè li ho visti tutti i film della Disney, i cartoni della Disney, soltanto che quelli con gli animali mi piacciono un po' meno, e la carica dei 101, per quanto sia un bel cartone animato, non mi è piaciuto granché, però appena ho visto questa maglia mi è piaciuta un sacco, perché comunque diciamolo, i cucciolini sono molto molto carini, mi piacciono un sacco. Ho preso questa maglia qui della carica dei 101, molto carina, e c'è scritto From Monday to Sunday, quindi il lunedì siamo tutti incazzati neri, mentre mentre la domenica siamo tutti molto allegri, che poi allegri perché allegri se poi il giorno dopo bisogna andare a lavorare. Quindi questa cosa qua dovrebbe essere incazzato sopra, incazzato sotto, in realtà. Lasciamo perdere. Comunque mi piaceva tantissimo, una magliettina a maniche corte, nera. Ho preso una L e l'ho pagata. Ah, tra l'altro è proprio della linea Animals. Ecco, mi piace molto Minù, ma non amo tantissimo gli Aristogatti. Amo il Re Leone. Il Re Leone mi piace un sacco proprio. Bambi è molto bello, soltanto che è molto triste, quindi vabbè. Comunque, questa è della linea Animals, l'ho pagata solo 10 euro la t-shirt. Comunque, anche questa molto molto carina. Poi ho preso una camicettina semplicissima bianca, volevo una camicetta bianca un po' morbidina, un po' elegantina anche se andiamo a vedere, e un po' lunghetta. Ho preso questa camicetta qui,
Che poi sono quelle bluse che io ho di quasi tutti i colori, praticamente, più primaverili. Comunque questa qui è tutta bianca, semplicissima, pagata 15 euro, ho preso una L. Questa praticamente potete con il bottoncino andare a, ad accorciare la manica. Proprio semplice, semplice, sembra quasi raso questo tessuto. È molto carina, molto molto, mi piace tantissimo. Poi ho preso tre accessori. Allora, il primo accessorio è questa borsettina qui, che si mette anche con la cintura. L'ho pagata solamente 10 euro perché era scontata. Praticamente è una sorta di borsettina nera, c'era anche rosso, bianca, però l'ho presa nera. Allora, avete all'interno, aspettate che vi faccio vedere. Avete, vabbè, un sacco di carta, ok? Quindi la borsetta è abbastanza capiente, direi. Ci sta il telefono, il portafoglio con i documenti, fazzolettini, una mascherina di ricambio, gel igienizzante mani, chiavi e cellulare, ci sta tutto. Questa è la borsetta, avete sia la possibilità di metterla con la catenella, aspettate che ve la faccio vedere, la catenella è di un colore argento, quindi sui toni, quindi tutte le rifiniture sono in argento, e potete utilizzarla sia come borsetta sia come, come marsupietto. Allora, così c'è la catenella, potete utilizzarla con la catenella, altrimenti qui abbiamo la nostra cinturina, la nostra cinturina che è sempre nera. Ora mi frusto, ok? La nostra cintura, e quindi noi possiamo andare tranquillamente a inserirla nei due passanti. Quindi adesso la passiamo così. Eccoci qua. Quindi voi potete andarla ad inserire praticamente così, ok? E tenerla, aspettate, e tenerla così in vita, è molto molto carina. Comunque più su qui, vabbè, comunque averla in vita, avete la vostra cinturina, è molto carina. Poi per 10 euro molto molto bella, l'avrei presa in altri colori, però cerco sempre modelli differenti. Poi ho preso un paio di occhiali che mi piaceva moltissimo, ce n'era un altro paio anche che mi piacevano, però poi ho detto ne ho voluto prendere un paio, e tra l'altro ne ho visti un sacco su AliExpress che vorrei acquistare, però non lo so, vedremo. Allora, l'occhiale l'ho pagato 14 euro, cioè il cartellino qui mi ha dato anche un sacchettino a parte per metterci gli occhiali, e l'occhiale che ho preso è questo, molto squadrato, molto... ok, molto squadrato, ma mi piace veramente tantissimo, scuro, però ha tutta questa rifinitura della lente, quindi della montatura fatta un po' maculata, sì, maculata sul grigio. Quindi questo è il mio occhiale, ovviamente con sto occhiale, la mascherina quando si esce, cioè si è coperti veramente, ci metto il casco pure della moto, ciao. Quindi questo è l'occhiale, mi piace davvero tantissimo, e boh, vabbè, l'ho preso. Mi piacciono sempre gli occhiali molto grandi da avere addosso, quindi vabbè, in ogni caso. Poi ho preso una borsetta, un'altra borsetta, perché là le borse non ne ha. Allora, in realtà la prima che ho visto era in color cipria, solo che poi girando all'interno del negozio mi è caduto l'occhio su questo colore qui, e quindi ho lasciato subito quella color cipria e ho preso questa, cioè ho preso questo colore qua, che in realtà dalla videocamera non rende tanto perché sembra fucsia, in realtà è un fluo pazzesco con le rifiniture in argento. Anche questa, questa ha un cuoricino in chiusura. Voi aprite la borsetta, avete la vostra catenella, togliamo la carta, ok, avete la vostra catenella ed è fighissima, è veramente una borsa pazzesca, con queste rifiniture molto molto carine. All'interno ha anche
un bel po' di spazio, perché comunque è bella strutturata, bella rigida, quindi fantastico. Mi piace davvero tantissimo, questo colore è stupendo e quindi ho deciso di prenderla. Quindi niente ragazze, questo è tutto quello che ho preso da Zuiki e da Tezenis. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato la collezione di Tezenis di Tom e Jerry, e soprattutto se avete trovato da Zuiki della vostra città, se non fosse in zona rossa ovviamente, o comunque non so se sono aperti i Tezenis nelle zone rosse, non lo so. Fatemi sapere se avete trovato la collezione di Crimi in negozio. Quindi niente ragazze, noi come al solito ci vediamo in un prossimo video, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo alla prossima, vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo al prossimo video. Ciao!